San Metodio, vescovo di Olimpo, nel III secolo d.C., nato a Licia nell'Asia Minore, morto forse nel 311 d.C., martire nella persecuzione di Diocleziano, un grande filosofo, teologo. Ha lasciato degli scritti, anche se sono frammentari. Per fare un esempio, rimane il Simposio delle 10 Vergini. Dovrebbe esserci un trattato con l'eretico Porfirio, poi aggiusta un po' qualche cosa di erratico, di sbagliato, di origine. E soprattutto ecco un esempio che controbatte l'errore che l'anima è prima ancora, seguendo l'idea platonica, è prima ancora dell'esistenza del corpo, quando sappiamo che Dio crea l'anima al primo istante della concezione. Ma io vorrei fare una cosa nuova in questa liturgia caratteristica, anche perché ci sono delle letture brevi. La prima lettura è dal libro di Giobbe, capitolo 38, versetti 1, 8, 11. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano. Dove si lamentava, Dio gli risponde in mezzo a questo uragano che sta vivendo. Chi ha chiuso tra due porte il mare quando usciva impetuoso dal seno materno? Quando io vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura? Quando io ho fissato un limite e gli ho messo cavistello e due porte dicendo fin qui giungerai e non oltre. E qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Salmo responsoriale 106 parla di tempesta che si scatena e che il Signore interviene. Il Vangelo, o meglio, la seconda lettera ai Corinzi, San Paolo, la seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetti 14, 17. Fratelli, l'amore di Cristo ci possiede. Latino caritas Christi urget nos. L'amore di Dio ci spinge. E noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti. Perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Così che non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuovo. Vangelo di San Marco, capitolo 4, versetti 35-41. Un bel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli, passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli disse: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: Taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonanza. Poi disse loro: Perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: Chi è dunque costui
che anche il vento e il mare gli obbediscono, parola del Signore. Lode a te. Ho voluto fare una cosa nuova, leggere tutte le tre letture, anche perché erano brevi, per farvi notare che la prima lettura e la terza lettura hanno lo stesso spunto o lo stesso concetto. La spiegazione la troviamo nella seconda lettura di San Paolo. Prima lettura, anche il Salmo, parla di tempesta, e tempesta non soltanto di acqua, anche se è accennato che nell'uragano Dio parla a Giobbe dicendo: perché ti stai preoccupando? Io ho posto un limite alle acque, alle tempeste. Così il Vangelo narra l'episodio riportato da tutti i Vangeli, Matteo e Luca, cioè dai sinottici, quindi l'episodio è vero, e il significato è quello che se c'è una tempesta e nella barca c'è Gesù, anche se pare che dorme, c'è Gesù, non c'è motivo di avere paura perché c'è Gesù. Questa è la Chiesa oggi, può essere ridotta a una minoranza che si scoraggia e si tema di andare a fondo, per cui si grida al Signore e se ci lamenta col Signore. Ma il Signore si desta, comanda alle acque tumultuose e al vento: taci, calmati. E si fece una grande bonaccia. E tutti si domandarono: ma chi è costui a cui obbediscono il vento e il mare? San Paolo lo spiega. Chi è costui? È Cristo che, dato che lui è morto, uno è morto per tutti, tutti sono morti, ma quelli che vivono, quelli che sono per Gesù, non vivono più per se stessi, ma per colui che si è dato per ciascuno di noi, in modo tale che non vediamo più l'umanità, la nostra umanità, come durante la vita terrena si vedeva l'umanità di Gesù, ma ora non lo vediamo più così, lo vediamo nuovo, perché tutte le cose vecchie sono passate. Ecco, ci sono delle cose nuove. E quali sono le cose nuove? Che Gesù è presente nella Chiesa, in questa barca che è sempre sbattuta tra le onde, ma non affonda mai, perché c'è Gesù. Ecco la spiegazione delle due letture che si rincorrono a vicenda con San Paolo, che ci dice, in altre parole, non sono più che vivo, ma è Cristo che vive in me. Poi a un certo punto dice: noi abbiamo il pensiero di Cristo, quindi noi possiamo operare. Se ci lasciamo adoperare dallo Spirito Santo e dalla fede in Cristo, che poi ci vorremmo operare. Ma perché avete paura? Non avete ancora fede? Mancate di fede? Dov'è la vostra fede?
gente di poca fede. E quel Signore, che la fede è questa, che si vuole incontrare con noi, noi non dobbiamo sfuggire al suo incontro, ma abbracciarlo e fidarsi completamente di lui e supereremo tutte le avversità. Amen. Alleluia. Diciamo spesso che siamo in un mondo perso, dopo non c'è più religione. E veramente abbiamo questa sensazione. L'antica profezia sui papi, religio desolata, la religione desolata. Le chiese svuotate, la pandemia. La legge naturale distorta e stravolta, e così via di seguito. E chi più ne ha più ne metta di sventure, di preoccupazioni per l'economia, l'economia disastrata, le guerre, un po' qua, un po' là, i conflitti. Conflitti personali, quante tempeste. E il Signore ci dice, magari si rimprovera, perché avete paura? Ma dai, che la fede scaccia la paura. Chi ha fede non ha paura. Chi ha paura non ha la fede. Cioè non incontra Gesù, non ha sapore Gesù, non si abbraccia Gesù. Noi dobbiamo farci incontrare da Gesù e farci abbracciare da Lui. E non avremo paura di nessuna cosa, di nessuna persona, nemmeno del diavolo. Il Signore sia con voi. Signore, vi custodisca, vi protegga. Signore, faccia risplendere su voi la sua volta e vi dia la sua misericordia. Signore, rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Rimanga, certo, su quelli che soffrono di più. Sui disperati, sulle persone sole, malandate, disoccupate, carcerate, emarginate, scartate, perché per l'intercessione della Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, San Metodio, tutti i santi, tutti gli angeli, a capo San Michele Arcangelo, possiamo non avere più paura e confidare tanto nel Signore da superare ogni male. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore è risorto ed è sempre accanto a noi.